E quindi eccoci qui per le qualifiche in Cina. Vediamo che il meteo si è completamente oscurato, è diventato tutto scuro, e quindi i piloti di sicuro in griglia ci sarà in pista ci sarà tanta poca aderenza, e quindi i piloti sono costretti a cercare di trovare un assetto con più grip. Quindi nuvoloso in qualifica, adesso vedremo di sicuro tutti i piloti uscire, vediamo se hanno già cambiato le gomme, abilitiamo le cose che ci servono noi. Ok, sono tutti con gomma soft, adesso li vedremo uscire. 18 minuti quindi di qualifica, è arrivata anche la seconda Ferrari, quindi Denis Salerno, quindi ufficialmente manca solamente una Renault, che è quella di Andrea Aliberti. Ancora qui non si muove nessuno, sono ancora tutti rifugiati lì dentro i box. Vediamo, eccoli qua che hanno impostato la prima e stanno accendendo i motori. Escono quindi i nostri primi piloti, Benassi, esce anche Roberto Lucia, esce anche Ivan Fattori, quindi entrambe le McLaren, entrambe anche le Racing Point escono per cercare di portarsi a casa subito il primo tempo e cercare di loro non sanno che resterà solo coperto, quindi probabilmente si aspettano anche un cambio di meteo durante la qualifica, e quindi vedremo subito i piloti fiondarsi in pista tutti quanti per cercare di portare subito a casa il primo tempo con le gomme soft, perché ovviamente se poi dovesse venire a piovere, cosa che non succederà, però i piloti ovviamente lo prendono in considerazione vedendo questo tempo, i tempi ovviamente si alzeranno, e quindi è importantissimo in queste condizioni portarsi a casa subito il primo tempo con gomma soft o comunque con gomma media e posizionarsi il più in alto possibile nella griglia per in caso ovviamente di pioggia, e ovviamente poi i tempi si abbasseranno. Quindi come abbiamo detto prima, la pista è molto difficile, curva 1, curva 2, curva 3 sono le più difficili, questa diciamo sono le curve significative della Cina, quelle che distinguono la Cina da tutti gli altri circuiti, e ed è molto, scusatemi, ho tolto la fonte di F1, non dovevo fare questa cosa, e quindi è molto importante allenarsi tanto su questo circuito. Quindi ripetiamo, sono 5,4 km di pista, 16 curve, 8 a destra, 8 a sinistra, con due zone DRS, una sul rettilineo principale e una sul rettilineo più lungo in uscita da curva 13. Il livello praticamente tutto sullo stesso livello, la pista non più o meno, c'è solamente curva 1, 2, 3 e 4 che si dislivellano, quindi c'è una salita e una discesa. Intanto vediamo che si sono già avviate entrambe le McLaren per il giro veloce. Abbiamo Benassi che conduce quindi la qualifica. Joe, ci sei? Sì, ci sono, guarda WhatsApp. Perfetto. Appena arriva. Non è ancora arrivato niente. Sì, lo so, aspetta, adesso te l'ho inviato. È arrivata la comunicazione del meteorologo. Ah, bene. Bene, ok, quindi è ufficiale. asfalto 19 gradi, ragazzi. Si vede già la faccia sua preoccupata. Ci è arrivato uno screen di Stefano Pesco Solido, molto preoccupato, avendo visto il meteo. Quindi Benassi adesso sul rettilineo in uscita da curva 13. Vediamo che si avvicina sempre di più. Zona DRS con gomma soft. Quindi dicevo prima, Joe, che tutti i piloti magari si aspettano la pioggia vedendo questo meteo in qualifica. Quindi tutti quanti escono il prima possibile per cercare di accaparrarsi il primo tempo veloce con gomma soft, in caso poi le qualifiche diventino bagnate, che non succederà, però ovviamente i piloti non lo sanno. Sì, i piloti in realtà lo sanno perché hanno il pannellino meteo, però non... è sempre possibile che non si fidino, e quindi sì, è importante ovviamente prima un attimino far gommare la pista e poi andare a scorrere, sì, ho confuso con l'inglese, andare a portare a termine un bel giro, così si riesce, mentre i tempi sono sul 32,8 che sono comunque alti e bassi, chiedo scusa. Giuseppe Catania quindi si fionda così in prima posizione.
Benassi, abbiamo visto che ha fatto un piccolo errore in uscita da curva 16. La macchina gli è saltata esageratamente sul cordolo e quindi si è trovato costretto ad abortire il suo giro. Infatti vediamo che adesso è sul risparmio totale di energia e probabilmente rientrerà. Intanto Danny si segna, quindi il tempo più veloce 1:32.712, arriva completamente senza nessun giro prima, perché ricordiamo è entrato adesso, e quindi si ritrova a girare per la prima volta in Cina dopo una stagione passata. Secoli e secoli. Secoli e secoli che non girava su questa pista, si è trovato fiondato così a doverci girare. Intanto eccolo qui che arriva, Thomas Huber, 1:31.690. Intanto vediamo che Samuele Spalletta è uscito con gomma media. E quindi, come dicevi te... Anche Iron? Vuole uscire, sì. È ancora i box, ma ha le gomme medie montate, quindi probabilmente uscirà con le medie. Perfetto, quindi vediamo già le prime differenze di strategia da parte dei piloti delle varie scuderie. Di differenziarsi di gomma e quindi provare a portare uno dei due a cercare di differenziare la strategia e quindi provare a portare uno dei due nella zona punti. L'ultima volta che il campionato nostro è stato in Cina è stato il 12 dicembre e ha visto la vittoria, chiedo scusa, un mio hat trick, e poi, se vogliamo dirla tutta, la stagione 2 invece ha visto Simone come vincitore e come detentore del giro veloce, mentre io ho fatto la pole position. La prima stagione invece, risalente addirittura al 6 di settembre del 2019, ha visto Granzella, in questo momento trovate su Ferrari, all'epoca credo su Mercedes, mi pare. Sì, mi pare di sì, era la seconda stagione che ho fatto con te in Red Bull. Sì, sì, quindi allora la pole position della prima stagione in Cina fu di Granzella. Fun fact, diciamo così. Esatto. Da Daniel, sia un campionato. Campionato, ricordiamo anche la classifica in tempo reale, quindi Albertini 35, Fattori 30, Huber 27, Benassi 20, Granzella 19, Grassi 17, Aliperti 14, che oggi non corre purtroppo, Agostini 12, Valenti 7, Spalletta 4, Pastore 2, Salerno 2. Rimangono a zero ancora Olaru, Alleman che non ha ancora corso, Ranieri, Casagranda che non ha ancora corso, Catania che oggi è impegnato nella sua prima gara, Trevisan che non ha ancora corso, Guaraldi che non ha ancora corso, Cesaro che non ha ancora corso, Pesco Solido, Bortolotti che non ha ancora corso, Morocutti, Lucia, Pucci, Cazzaniga e 40 invece sono in negativo a causa di penalità. Esatto, ricordiamo che la McLaren è a comando del campionato costruttori, mentre la segue la Williams. Esatto, che ha vinto McLaren il GP 50. Precedente, l'ha vinto Matteo Benassi. Esatto, organizzato sì. Da chi? Da noi, da Atom. Esatto, la classifica costruttori al momento vede in testa la McLaren, come già hai detto tu, con 50 punti, seguita dalla Williams con 47, Ferrari 21, Mercedes 17, Toro Rosso 12, Racing Point 5, Haas e Renault entrambe a pari punti con 4 punti, Red Bull 2 punti e l'Alfa Romeo è ancora a secco con 0 punti. E ricordiamo che per seguire la classifica trovate sotto in descrizione qua nel canale Twitch il box con scritto sito web, ci cliccate e verrete renderizzati direttamente al nostro redirizzati direttamente al nostro sito, dove troverete la classifica che verrà aggiornata più o meno verso le ore 23 una volta disputato il campionato e scusatemi il Gran Premio e anche prima, sì, nella giornata troverete l'aggiornamento appunto della classifica, mentre troverete sul sito anche, oltre tutte le varie statistiche della pista, quindi per ogni pista chi ha detenuto giro veloce, chi ha fatto a trick, pole position, e troverete anche ogni statistica da parte dei piloti, troverete anche statistiche generali riguardante il campionato, quindi chi ha più punti, chi ha detenuto più vittorie, chi ha detenuto più vittorie consecutive e così via. Quindi è un sito che ha programmato Giovanni e lo ringraziamo davvero tanto per le nottate che ci ha passato a programmare questo sito. Vabbè, più che altro, oltre a questo, avete a disposizione l'intero storico delle gare, quindi potete vedere gara per gara chi
dal primo all'ultimo è arrivato, le qualifiche, i giri veloci, avete veramente di tutto e di più. Quindi se vi interessa sapere chi ha vinto l'ultima gara, basta che andate in ultime gare sul sito, sulla sinistra, cioè, trovate subito il Bahrain, che è la gara numero 65, e trovate il vincitore. Esatto, intanto vediamo che c'è fuori Stefano Pescosolido, che è sul rettilineo principale, che sta purtroppo finendo l'ERS, e si trova in ottava posizione. Subito lo segue dietro il suo compagno di squadra, Vito Ranieri, con 1.34.857. Mentre da Giuseppe Covarante in giù ancora non è uscito nessuno dei box, o comunque non hanno fatto ancora un tempo. Quindi gli unici due per ora con gomma differente da tutti gli altri sono proprio... si è aggiunto anche la seconda AS, quindi sono Samuele Spalletta Gabriele Morocutti con le medie, e anche Stefano Pescosolido con la gomma media, quindi che si differenziano da tutti gli altri. Intanto vediamo, c'è stato un miglioramento forse da parte di Alessandro Granzella, mi sa di sì, che si pianta, posiziona quindi in quinta posizione con 1.33.194. Lo segue Benassi con gomma media, attenzione, è riuscito anche lui con gomma media, 1.33.201. Comunque mi sa che quell'impostazione lì è da mettere solo su amici. Mi sa di sì. Perché a me adesso è apparsa un'altra opzione con scritto invita una lobby. Ah, bene. Anche se non ho nessuno che è crashato da provare a vedere. Bene, bene. Però ricordiamoci di questa cosa, perché sennò è un macello da andare a 20 persone per invitarle tutte le volte. 6 minuti al termine della qualifica. Scaldano gli animi. Esatto, Eddie, anche quello, grazie mille. Grazie Daniel, speriamo ti piaccia, e cerchiamo di portare la massima qualità che si può ottenere tra grafiche, sito e organizzazione in generale, quindi ci fa piacere che ci sia un riscontro positivo da parte vostra, davvero grazie mille a tutti quanti. Ricordo che tra l'altro, se volete supportare nel lato monetario il campionato, potete farlo tramite sotto il box delle donazioni, oppure tranquillamente abbonandovi al canale in alto a destra, cliccando su abbonati, e ricordo che è gratis con chi ha Amazon Prime, basta che collega il suo account Amazon Prime a Twitch, magicamente così avrete Twitch Prime e potete abbonarvi gratis e supportarci quindi al progetto, al tutto. Pole provvisoria quindi per Huber, già detentore di un giro veloce con lei in Australia durante la gara, seguire Dennis Salerno, Catania, poi abbiamo Granzella, Lucia che ha fatto un gran giro, poi via tutti gli altri, con David che è decimo. Intanto vediamo Alessandro Pastore in curva 14, ora curva 15, che si avvicina per affrontare l'ultima curva e cercare di migliorarsi. No, invece rientra, probabilmente avrà visto un peggioramento nel corso, o comunque vediamo che sta per finire il carburante, quindi ha preferito ovviamente rientrare. Sono adesso vediamo ultimissimi i meccanici che escono. Un Alfa Romeo che si è girata, è quella di Pescosolido in curva 4, credo. Sì, è 4 quella, sì, curva 4. Sì, sì, curva 4. Non è un circuito che conosco alla perfezione, quindi scusate eventuali incomprensioni o altro. Benassi si è migliorato nel frattempo, eh? Si è migliorato? Credo. Mi pare di sì. No, è ai box. No, non è ai box. E allora qualcuno di sopra si è migliorato. 3 minuti. Manca un po' poco per... Ah, già 3 minuti mancano. Già 3 minuti e 30 secondi. Un giro qui dura un minuto e mezzo, e quindi significa pochissimo. Il tempo è poco. Manca veramente poco, e i piloti sono per una buona metà i box. Quindi andiamo a vedere se qualcuno ha preso penalità nel mentre, ma non credo. Intanto Gabriele Morocutti non ha ancora nessun tempo, quindi si deve sbrigare ad uscire. E sulle gomme medie, quindi magari aspetta proprio l'ultimo in modo che la pista sia gommata più possibile, perché ricordiamo che la pista adesso è molto umida, fredda, perché sì, è fredda, non è umida ovviamente, sì, è fredda perché ovviamente non c'è sole,
e quindi il grip delle macchine è minore e quindi i piloti si ritrovano a dover girare un po' più in modo cauto o comunque aspettare a spingere la macchina al massimo, aspettare che la pista si gommi in modo appropriato. E quindi vediamo qua che tra l'altro c'è un trenino assurdo in curva 5-6. Sto già seguendo anche dal punto della direzione di gara, che mentre è uscita finalmente la Haas di Morocutti, cercherà di tenersi lontano dai guai perché è una sorta di tentativo unico per lui. Esatto. Aspetta, vediamo Stefano Pescosolido che è alle prese col giro veloce e si trova costretto ad abortire perché purtroppo c'è quel trenino davanti con dei piloti in outlap, risparmio energia, e quindi si è trovato costretto ad abortire il suo giro. E quindi Morocutti adesso è in uscita da curva 6-7 adesso. Si migliora ancora Huber, potremmo vedere anche un altro miglioramento, però ha molto traffico davanti, eh. Magari lo aiuterà anche le scie. Può essere, sì, sì. Vediamo che si avvicina molto alla McLaren di Benassi, mi pare. Esatto, che si affianca per lasciare passare anche la Williams di Federico, sì. Agostini si affianca. Molto leali i piloti sotto questo punto di vista. Guarda, siamo cresciuti molto su questo aspetto, credo, sì. Che c'è ancora qualche problema, ovviamente, però non possiamo sicuramente paragonarci alla vecchia gara. 1:31.7, il nuovo tempo da battere. Si migliora, quindi pole position ancora provvisoria. Veloce di tutti. Mentre David terzo fa scalare in giù Dennis e Alessandro in Ferrari. E comunque ci tenevo a dire ottima prestazione per ora da parte di entrambe le Red Bull. Abbiamo visto entrambe, ripetevo prima in prova libera, entrambe le Red Bull fuori dalla zona punti praticamente in entrambi gli scorsi GP. Invece qua in Cina c'è Giuseppe Catania che sta spingendo la Red Bull in una maniera incredibile, cioè davvero è secondo tra le due Mercedes, quindi ottima prestazione da parte sua. Sì, siamo quasi alla fine, quindi sono gli ultimi momenti. Ricordiamo che ancora una volta il timer è diverso da quello che vedono i piloti, quindi per sì, noi finisce prima. Per noi finisce prima la sessione rispetto a loro, quindi dal momento che scatta per noi la bandiera a scacchi loro hanno ancora il tempo di fare un altro giro. Sì, più o meno. Sì. Più o meno sì. Quello bandiera a scacchi, vediamo subito, il prossimo che dovrebbe transitare è Pastore. Vediamo se conclude effettivamente... conclude il suo giro veloce. E si migliora, passa in quinta posizione, 1:32.719, vediamo che non ha preso bandiera, quindi hanno effettivamente ancora... Sì, esatto, Grassi decima posizione per lui, prima invece non si migliora, mentre la Ferrari di Granzella neanche... Ha iniziato adesso. Esatto, sì, non c'è ancora la bandiera a scacchi evidentemente fuori. Questo è un bug abbastanza brutto, diciamo così. Esatto. Non possiamo capire se la sessione è finita o no. Ivan Fattori anche lui inizia il suo giro veloce, il suo ultimo giro veloce. Benassi invece è... mi sa che non riuscirà a fare un altro giro. Non riuscirà. Benassi potrebbe non riuscire, mentre Morocutti è quasi alla fine del suo giro. Vediamo. Sono arrivate cosa... le bandiere a scacchi a me. Sì, anche a me iniziano. Ok, Morocutti si piazza al 17esimo e prende bandiera a scacchi con gomma media. Sì, la bandiera a scacchi è definitivamente uscita ora. In giro ci sono ancora Sargent, Spalletta, Agostini, Fattori. Vediamo adesso Granzella. Se Spalletta si migliora, 12esima posizione per Samuele Spalletta con gomma media. Dennis non riesce a salire oltre la terza posizione, quindi prende anche lui bandiera. Intanto arriva anche la Mercedes di David che conferma. Ha già preso bandiera. Sì, già preso conferma bandiera. La sua terza posizione, quindi vediamo esatto, invece c'è Granzella che sta completando il giro. Sì. E anche primo, credo, Pucci. Yes. Alessandro Pastore invece si abortisce il suo giro, purtroppo. Quindi non si migliora. Attenzione perché Alessandro Granzella arriva per concludere il suo ultimo giro e si peggiora. Si peggiora. Sì, rimane sesto. Primo rientra in box, quindi Sargent potrà avere l'onore di chiudere questa sessione.
Ivan Fattori arriva anche lui per concludere il suo giro, mentre Benassi in ottava posizione. Vediamo se si migliora. Si migliora, passa in sesta posizione e quindi fa retrocedere Alessandro Granzella in settima. Un ottimo lavoro. E entrambe quindi le due Red Bull in seconda e quinta posizione, e praticamente hanno preso tutti bandiera. Stanno rientrando le ultime macchine ai box. Quindi, la sessione è finita, ragazzi. Pole position per Thomas Huber. E partirà in prima griglia, in prima fila Thomas Huber con Giuseppe Cattania, seconda fila David Cazzaniga con Dennis Salerno. Quindi vi do appuntamento tra pochissimo con la gara, molto interessante perché ci sarà da divertirsi in gara. A tra poco. E rieccoci qui, quindi i piloti che iniziano per il loro giro di formazione, molto importante, ricordiamo, proprio perché è importante scaldare le gomme, scaldare i freni e scaldare qualsiasi componente della macchina, anche il cervello, è molto importante scaldare il cervello. Vediamo che è ancora più nuvoloso rispetto alle qualifiche. Sì, annuvolerà sicuramente di più. E credo che tu abbia un copione quando parte il giro di formazione, perché dici sempre la stessa cosa. Sì, scaldare le gomme. È per forza. Cosa dovrei dire se non devono scaldare le gomme, ragazzi. Devono scaldare queste gomme. Auguriamo a tutti una buona gara anche dalla regia, dalla cabina di commento. Però sembra veramente che ci siano almeno i presupposti per una buona gara. Le Mercedes davanti. Quindi la griglia di partenza adesso ve la possiamo anche annunciare, è quella di Huber, Catania, Cazzaniga, Salerno, Pastore, Fattori, Granzella, Lucia, Benassi, Grassi, Albertini, Spalletta, Valenti, Agostini, Pesco Solido, Ranieri, Morocutti, Pucci e 40 per chiudere il gruppone. Intanto vediamo che Gabriele, Morocutti e Andrea Pucci sono entrambi in griglia, probabilmente c'è stato un contatto tra di loro, partenza. Peccato, perché così non riusciranno a scaldare al meglio le gomme. E il cervello. E il cervello, vabbè, il cervello dovrebbe essere già caldo da un pezzo. Esatto. Quindi vediamo un po' le gomme che hanno montato i nostri piloti. Vediamo se riusciamo... Eccole qua. Vediamo che Benassi quindi si è qualificato con gomma media. L'unico tra le prime 10 posizioni con gomma media. Gli altri sono tutti con gomma soft. Vediamo che dalla decima posizione in giù praticamente si sono tutti messi con gomma media, tranne Andrea Pucci che è con gomma soft. Quindi vediamo questa differenza di strategie da parte di tutti quanti. Intanto ringraziamo ovviamente tutti di essere qui con noi e speriamo di farvi divertire. Quindi i piloti si allineano in griglia per partire
e dare il via al Gran Premio della Cina, molto interessante perché, ripetiamo, ci sarà un cambio di meteo durante la gara e quindi sarà molto interessante vedere i piloti ambientarsi. Joe, ci sei? Perfetto. Sì, ci sono. Ed eccoli qui, tutti allineati. Già vediamo le prime gocce, vediamo già le prime gocce. Io non Attenzione, le vedo. attenzione. Sui motori. E parte così il Gran Premio. Eccole qui, che partono i nostri piloti. Buono spunto da parte di Uber e anche da parte di Salerno, che è riuscito a infilarsi in seconda posizione già sorpassando la Mercedes di David. E qui ci sarà un po' di caos. David Cazzaniga. Skoda è in uscita da curva 2 e si ritrova a perdere ben 7 posizioni dalla partenza. Intanto Denis Salerno quindi guadagna 2 posizioni sulla partenza. Giuseppe Catania retrocede di una. Ci sono molte battaglie qui. Vediamo Roberto Lucia ruota ruota con Ivan Fattori. Vediamo chi ne ha il Attenzione, la Red Bull meglio. di Pastore è uscita in curva 4 e ha perso tutte le posizioni, si ritrova in fondo al gruppo, ha perso ben 14 piazze, non è uscita la safety car, buon segno. Anche Alessandro Granzella ha avuto un problema in partenza, infatti si ritrova sedicesimo, ha perso 9 posizioni rispetto alla Sì, sua partenza. abbiamo visto la grandissima partenza di Salerno, che è riuscito a infilarsi immediatamente al secondo posto, mentre la Mercedes di Huber già sta volando via. Sì, già si crea quel distacco di un secondo e Attenzione a quattro. Cazzaniga! Quasi è riuscito, stava per schiantarsi. Quindi ottima Bella partenza, questa cosa. ottima partenza. Attenzione perché qua vediamo ancora un ruota a ruota da parte di Ivan Fattori con Roberto Lucia che lo passa d'interno, lo Bel passa sorpasso qua. d'interno. Sono molto vicini però, c'è dietro anche Matteo Benassi che è con gomma media. No, adesso Roberto Lucia si sta allontanando. Dietro c'è Samuele Spalletta in settima posizione con gomma media anche lui. Lo segue quindi Albertini in ottava posizione. C'è stato un lungo di Ivan Fattori. Sì. Fattori ha perso tre posizioni in una curva e ha Ah, toccato la attenzione, Haas di Spalletta. qua c'è stato un contatto. È stato proprio una conseguenza di azioni che ha portato quindi al contatto con Spalletta. Però Spalletta rimane lì, dietro Ivan Fattori. Attaccato Ivan dalla Fattori ha qualche Williams. problema. Ha qualche problema perché continua a allargare le curve. E probabilmente l'ala è già partita. Questa curva veramente è letale. Sì, sta piovendo Sta comunque, ci piovendo, vediamo confermano. già le prime Sta gocce. piovendo. Vediamo già le prime gocce scendere nel circuito. E quindi i piloti da ora in poi dovranno capire quando è l'occasione giusta per rientrare e quindi mettere la mescola da gomma, scusatemi, da pista bagnata. Intanto, Thomas Nessuna Huber. penalità per ora, ragazzi. Nuovo Pazzesco. record. Ruota ruota! Giuseppe Catania con Denis Salerno. Giuseppe Catania lo passa. Lo passa. Però Denis non ci sta. Cerca l'incrocio in uscita da curva 14, curva 15. Attenzione perché in uscita da curva 15 ne ha di meglio rispetto a Giuseppe Catania. Sta ad esterno, ruota ruota ancora su tutto il rettilineo. Sta definitivamente piovendo, ragazzi, ed è un temporale proprio. Ne vedremo delle belle, ragazzi. Ecco qui Denis Salerno, curva Qualcuno è già entrato 1, in box. 2. Qualcuno è già entrato in box. È l'Alfa Romeo di Pesco Solido. C'è stato un piccolo contatto. Denis Salerno perde un po' il controllo della macchina, però gli resta dietro a Giuseppe Catania. Non se la vuole far sfuggire quella della seconda posizione. Ricordiamo che Denis era partito in terza posizione, se non sbaglio. Quarta? Terza o Quarta, quarta, sì. terza, quarta Ora posizione. Quindi ha non ricordo. fatto un'ottima partenza. E si è Quarta, ritrovato quarta. quarta posizione. Si è ritrovato quindi a partire in seconda posizione. Iron Jacob monta le intermedie, ragazzi. Primi quindi cambio di mescola. Eccolo qui. Hai voluto andare subito sul sicuro? Oddio, la pista non è ancora proprio umida, umida. Quindi Quindi sarà probabilmente sarà. Esatto. impegnativo guidare con le intermedie in questa fase, Esatto. Vediamo anche le strategie degli altri. Metterci una Intanto mega battaglia si. dietro lì tra primo Sargent, Ale Granz, che cominciano a allargare le curve proprio perché la pista si sta bagnando.
Sì. Thomas Huber aumenta ancora di più il gap da Giuseppe Catania, 3 secondi e 3, se ne scappa via, si allontana da tutti, e qua vediamo le macchine praticamente a trenino tra di loro. I primi tre sono già avanti, mentre Spalletta prova l'attacco su Lucia in fondo al lungo rettilineo. Il DRS è ancora abilitato. Prende l'interno. Conclude... No, rimane davanti. Passarlo. Rimane davanti Lucia a favore di Mescola, ovviamente. C'è una bandiera gialla. Sì, è già sparita. Ok, perfetto. Fa un po' fatica adesso a girare l'Alfa Romeo di Pesco Solido, che si ritrova indietro. È rientrata una Haas, è quella di Moro Putti, per Beh, montare anche lui le gomme intermedie, credo. È rientrata anche la Ferrari di Salerno per cambiare l'alettone. Ha avuto un contatto, quindi. Ma esatto, monta... sì, c'è un danno all'alettone. Rimonta gomme medie. Monta ancora le gomme medie Salerno? Sì. Beh. Mentre Moro Putti monta gomme hard. Interessante. Non ci vedo un grande senso, sinceramente. È rientrata anche 40 a montare le gomme intermedie. La pista è sempre più umida. Anzi, si vedono già qualche chiazza di bagnato proprio. Le vetture non tirano ancora su un grande spray, diciamo. Attenzione, così. Ivan Fattori ruota a ruota con Giuseppe Valenti e lo passa d'interno in curva. Che curva è questa? La devo identificare un attimo. Ok, curva 9 e 10. Sei perso anche un sorpasso degno di nota di Grassi su David Cazzaniga. Infatti vediamo che anche l'altra Toro Rosso sopraggiunge su David Cazzaniga, che allarga la curva e si ritrova costretto a far passare la Toro Rosso di Andrea Pucci. Così si ritrovano. Attenzione, perché Andrea Pucci ne ha di meglio in uscita dalla curva 13 rispetto al suo compagno di squadra. Sono a ruota a ruota. Ruota a ruota con gomma soft. Intanto piove ancora di più in pista, ma c'è ancora il DRS. Ha evidenti problemi perché non riesce a sfruttare la trazione della vettura in uscita. E quindi Andrea Pucci passa anche il suo compagno di squadra. Agostini ha provato a inserirsi, ma senza successo. Andrea Pucci allarga l'uscita da curva 14, però rimane davanti. Sta piovendo sempre di più, ragazzi. È sempre più difficile tenere le gomme da asciutto. Rientrano tutti quanti. C'è un trenino alla pit lane per cambiare le gomme, mettere le gomme intermedie. Attenzione a Pucci. Stava rientrando e ha cambiato idea all'ultimo secondo. Ha rischiato di rientrare in modo insicuro, ma in realtà ci è riuscito. Tutti quanti quindi montano le gomme intermedie. E ricordiamo che... Esatto, sì, Granzella e Primo sono fuori senza... Attenzione, ha eseguito tutta la curva 1 e 2 in drift Alessandro Granzella. Non si sta più in pista con le soft, non si sta più in pista, deve per forza rientrare. DRS è disabilitato, ragazzi. E quindi sta proprio iniziando a piovere mica male. Ai box anche Moro Putti e Dennis, che prima hanno montato le gomme errate, a mio giudizio. E Dennis ha ancora le medie, credo. Sì. Intanto ci chiedono in chat come si fa a partecipare. Innanzitutto siamo su PC e poi il campionato, le iscrizioni sono chiuse e le scuderie sono già tutte piene, quindi non si può entrare in corsa del campionato. Quindi vediamo tutti quanti praticamente con gomma intermedia, tranne Alessandro Granzella, che non sta più in pista, ha pure spaccato l'ala. Si ritrova con gomma soft fuori, ma non sta più in pista, come possiamo vedere. Io non ho capito perché le Ferrari non hanno ancora montato le gomme da bagnato. Probabilmente volevano tentare di tirare il più possibile per poi... Ma Dennis ha già fatto 2 pit stop, quindi non ho capito proprio il senso. Lui è già rientrato? Esatto, sì. Avrebbe dovuto montare le gomme da bagnato, ma evidentemente no. Probabilmente c'è stato un problema con la gestione. Dennis ha abbandonato, Dennis è crashato, mi sa. Tutti sono rientrati ad eccezione di Pucci e Granzella, che sono rispettivamente terzo e quinto. Attenzione, perché qua c'è una battaglia tra David Cazzaniga e Federico Agostini sul rettilineo in uscita da curva 13. Esatto, Dennis era crashato. Attenzione, perché David Cazzaniga prende tutta la scia. Qua è molto difficile staccare sulla pioggia, perché bisogna ovviamente frenare prima. Attenzione, chiude il sorpasso David Cazzaniga su Federico Agostini. Ai box le Ferrari... La Ferrari di Granzella. Sì, e rientra anche Andrea Pucci. Quindi definitivamente ora piove. E quindi la griglia si modifica e vediamo in prima posizione Thomas Huber, secondo
Intanto vediamo che Dennis è riuscito a rientrare. Sì, è riuscito a rientrare proprio per quel motivo là. Quindi primo Thomas Huber, secondo Giuseppe Catania che, oddio, allarga la curva, si ritrova ad allargare la curva e quindi perde un po' di gap. Terzo Roberto Lucia, quarto Albertini, quinto Spalletta, sesto Benassi, settimo Nicola Grassi, ottavo Giuseppe Valenti, nono David Cazzaniga, decimo Federico Agostini e così via. Attenzione alla confidenza di Huber che ha già preso 10 secondi dalla Red Bull. È un ottimo pilota, Uber. Evidentemente. Devo cambiare le impostazioni grafiche. Wait. E quindi c'è. Ricordiamo che ovviamente il DRS è disabilitato. Esatto, sì. Già da un pezzo. Perché ovviamente sotto la pioggia il DRS crea solamente più problemi. È molto pericoloso. Quindi la direzione della gara di gara lo disabilita. Intanto vediamo qua Albertini che cerca di prendere la scia da Roberto Lucia, ma è troppo lontano, quindi la scia non ha La effetto. pista è completamente bagnata adesso, eh? Dennis Mentre continua a c'è crashare. Dennis con problemi di connessione, evidentemente. Intanto vediamo Benassi che è sempre più attaccato a Samuele Spalletta. Purtroppo adesso su Benassi c'è il bug del limitatore. Un altro bug fastidiosissimo di Formula 1. E che ha 4 decimi da Spalletta, quindi probabilmente vediamo che prende scia. Ma è risparmio energia, quindi. Però prende decimi su Samuele Spalletta. Vediamo che qua prende l'interno su Samuele Spalletta. Problemi di connessione anche da parte di Andrea Pucci. Attenzione perché Benassi qui prende l'esterno, ma non riesce a chiudere il sorpasso. Sono lì però, ruota ruota. Spalletta e Benassi. Per arrivare in curva 6, Benassi super staccatona sul bagnato e chiude il sorpasso su Samuele Spalletta. Così per passare in quinta posizione. Ruota ruota. Attenzione a Rix davanti, Ruota ruota, stava venendo sì. attaccato da Albertini. Mentre sottolineiamo che Dennis ha dei seri problemi di connessione, quindi si ritrova in ultima posizione ancora con le gomme medie. Il bot E non fa un ottimo la lavoro. Mercedes lo sta doppiando. Peccato però per la sua gara, che era partito benissimo. Ha fatto un'ottima partenza, davvero. Tutti sono fuori con le gomme da bagnato, mentre Albertini su Lucia è riuscito a L'abbiamo passare. ripreso. È riuscito a passare, eh. Buona anche la gara finora di Spalletta, che è in sesta posizione. E le due Racing Point sono up, così come le due Williams. La Red Bull di Pastore invece si ritrova un po' più nelle retrovie per un contatto alla partenza. Attenzione perché Lucia si affianca. Si affianca. E chiude, passa definitivamente Albertini, però attenzione perché Albertini prende l'interno e no, non ci riesce. Non riesce a chiudere il sorpasso. E quindi Roberto Lucia riprende la sua posizione per C'è una ripassare in battaglia a tre terza. dietro tra David Cazzaniga, Agostini e Sargent. Ruota ruota, entrambi. Attenzione, David qua, David. David qua tira fuori. Sargent. Non l'ho visto, quindi. Ok, Questo è da analizzare. Questo è da analizzare. segniamoci. Safety car, attenzione. Safety car, prima safety car. Adesso devo trovare, ragazzi, tra le 20.000 fonti, quella giusta. Quindi prima safety car. E vedremo. Adesso i piloti di sicuro non rientreranno perché ovviamente è inutile rientrare adesso, tranne magari chi deve riparare dei danni, ma vedo Safety solamente car dello alla luce verde svantaggio. accesa significa che deve venire sorpassata dai piloti che sopraggiungono. Sicuramente c'è qualche doppiato che deve fare il giro. La safety car è ferma prima della curva 7. Sì, esatto, 6, perché scusami. c'è la Ferrari e la. E Sargent, no, scusatemi. Esatto, praticamente stanno passando tutti quanti, quelli che vedete dietro la safety car, e dovranno poi accodarsi alla McLaren dietro alla McLaren di Ivan Fattori, che è attualmente GP40. Intanto prende un drive-thru e quindi dovrà praticamente
Dennis intanto si ritira definitivamente. Thomas Huber si ritrova quindi a dover condurre il trenino della safety car. Hai già messo la fonte? Sì, sì. Ok. E Dennis ha definitivamente abbandonato le speranze di riuscire a recuperare anche con la safety car. Un peccato, ovviamente. Mentre Catania e box. Catania e box per probabilmente il riparo dell'ala. Sì, esatto. C'è esatto, una penalità di spaccata. Drive-thru per sia 40. Per Giuseppe 40 che per Gaba 380, quindi Morocutti. Ah, sostituiva anche l'ala. Catania ha montato le gomme full wet. Sì, la pista è sempre più bagnata, guardate il rettilineo principale o anche solo curve 1, 2, 3, 4. Sì, è veramente, veramente bagnata la pista, quindi sarà molto difficile cercare adesso di spingere la macchina, ovviamente adesso sotto safety car, poi la ripartenza sarà un problema perché ovviamente le gomme saranno più fredde. Gomme da full wet anche per Fattori, eh? Fattori? Rientra con full wet? Sì. Mentre il gruppo si sta piano ricompattando. Si prevedeva una safety car, ragazzi. Prima gara sotto bagnato. E purtroppo è stato provocato da un incidente, se non sbaglio, appunto tra David Cazzaniga e Vittorio Ranieri, che ha spinto fuori. È già sotto fuori. Investigazione, sì. È già sotto investigazione, mentre Granzella ha montato anche lui le gomme da bagnato. Così come... No, scherzavo. Invece ci è rientrato per scontare una penalità e cambiare l'ala anteriore, lasciando però le gomme intermedie, quindi questo è interessante. Il gruppo non è ancora per nulla ricontato. Sì, ci sono molti piloti ancora nel primo settore, come possiamo vedere. Esatto. Per la sosta effettuata. Che 40 Giuseppe su Renault ha due penalità di drive-thru per eccesso di velocità con safety car, e invece Morocutti ha una sola penalità di drive-thru. La safety car rimarrà fuori ancora per un giro, credo, o due, sì, al limite. Sì, più o meno sì. Il problema è che purtroppo il gruppo non si ricompatterà. E saranno... No, il gruppo si sta ricompattando piano piano, mentre Albertini rientra ai box. Quindi andiamo a seguire un po' il pit stop di Albertini. Vediamo che gomma monterà. Monterà probabilmente la full wet, adesso vedremo. Ricordiamo che nell'ultima sezione di gara, quindi più o meno verso gli ultimi 10 giri, il meteo sarà dinamico e quindi nemmeno noi sappiamo cosa andrà a accadere. Intanto Albertini vediamo che monta gomma full wet, quindi sono attualmente 4 senza, piloti ovviamente. Mentre stanno uscendo anche i meccanici, non ho visto bene, credo di Williams può essere. E sì, anche Mercedes. Williams, quindi entrambe le Williams su full wet. Anche David Cazzaniga monta quindi le full wet. Sarà anche pesco solido. Sta pesco piovendo solido. Sempre di più. Purtroppo l'aderenza con le intermedie non è più sufficiente, evidentemente. E quindi tutti devono montare le gomme da bagnato. Quindi Catania, Albertini e Cazzaniga, tutti e tre con le gomme da bagnato, settima, ottava e nona posizione, poi Agostini, Fattori, Pastore, Pesco Solido e Granzella, e adesso anche 40, hanno montato anche loro le gomme da bagnato. Sì, quindi vediamo che praticamente Metragriglia ha deciso di rientrare e mettere gomme da bagnato, quindi le full wet. C'è stato un contatto, se non sbaglio, tra Vittorio Ranieri e Ivan Fattori qui. Però non è arrivata la sua penalità. Ma dici un po', Gio, secondo te in queste condizioni è meglio quindi girare con intermedie o con full wet? David si è piantato. No. Si è piantato e ha perso un bel po' di posizioni. Sì. In questione di tempi è più veloce la full wet o in questi casi la full wet, quindi pioggia totale full wet o intermedia? Nel dubbio si monta la gomma più... con più scalanature, quindi assolutamente la full wet sarebbe la scelta ideale per avere comunque una temperatura più alta. È sempre meglio avere una gomma più calda che una gomma più fredda, perché si consumerà prima, però almeno tiene un po' più
il grip, mentre il gruppo piano piano si sta ricompattando. Intanto ancora la Vediamo safety car se sta fuori. Altro giro. entrambe le racing point ancora con le gomme intermedie insistono, eh. Sì, diciamo che vogliono provare a rischiarla, evitare un pit stop in più e Qualcuno sperare è che entrato. magari dopo. Sperare che. Attenzione perché c'è una. La La McLaren di Fattori McLaren di uccide. Fattori. Sì. Si è E girata, ne è uscita da qualche curva problema 16. di grip ancora per le full wet, ovviamente. La pista è sì bagnatissima, però non è ancora proprio da full wet, secondo me. Diciamo che in questi casi quella full wet si dovrebbe tendere di più a stare sulla parte un po' più bagnata rispetto a quella asciutta. Perché così si riscaldano davvero tanto e quindi si perde poi il grip in uscita dalla curva. Dicevo che probabilmente ormai quelli con le intermedie sperano in un miglioramento del meteo. E quindi diciamo di. Attenzione perché Nicola Grassi prende la perdita di 6 secondi. E quindi sperare appunto in una miglioria del tempo e diciamo provare il pit stop con poi gomma da mescola ad asciutto e cercare di scalare più posizioni possibili, cercando appunto di evitarsi una sosta in più. Davanti tutti con le intermedie fino ai primi 6, eh. La safety car ancora non dà segni di rientro, Sta forse ancora perché c'è la fuori. Renault di 40. Invece no, rientra in questo giro, la Renault di 40 dovrà sbrigarsi perché è indietrissimo, 21 secondi dal penultimo. Andrà Pucci intanto crasha. E quindi limitatore Luci attivo. spente sulla safety car. E quindi si riparte. Sì, luci spente sulla safety car. Qualche Entrerà. collisione dietro troppo. Va alle posizioni realistiche. Quindi vediamo adesso i piloti che ripartiranno al regime di gara. Ovviamente più lento perché sotto Beh. pioggia. Soprattutto chi ha gomme intermedie ovviamente tenderà a girare un po' più lento di chi ha le full wet proprio perché non vorrà rischiare. E quindi, attenzione perché strategia da discutere. Thomas Huber rientra con la safety car e si ritrova bloccato. Si ritrova bloccato dalla velocità della safety car, il rientro nella Cosa pit sta lane. succedendo? Oh, Madonna santa. Si ritrova bloccato dalla safety car. Molti piloti rientrano adesso, quindi. C'è Interessante. un piccolo problema. Rix ha trasportato con sé la McLaren di Fattori, credo, Non fuori l'ho pista. visto. Non ho capito come e perché, soprattutto. Le due asse sono al comando, quindi, giusto? Le due asse sono al comando, quindi si ritrova Gabriele Morocutti in prima posizione, Samuele Spalletta che lo segue in seconda posizione, ben 7 decimi di distacco, dietro a 8 decimi abbiamo la Red Bull di Giuseppe Cattania, ottima gara finora per lui, attenzione perché qua esce un po' di scodata, attenzione perché c'è ruota a ruota con Nicola Grassi e Giuseppe Valenti, attenzione perché Nicola Grassi chiude un po' all'interno su Giuseppe Valenti, si prende la posizione e ora si ritrovano le due Racing Point molto vicine tra di loro. Con Roberto Lucia al comando tra le due. Piove molto E. di più, le intermedie non tengono quasi più. Esatto. Vediamo che qua ci sono piloti molto attaccati proprio appunto per la safety car che li ha ricompattati tutti. E vediamo. Attenzione, Benassi che prova all'interno su Alessandro Pastore. Ci sono stati dei piccoli contatti qui. Sono Sì. 4, 4 che cercano di infilarsi e prendere la posizione. Benassi con l'esterno su Alessandro Pastore. Un totale macello qua dietro. Sono ancora ruota ruota. No, Benassi passa Alessandro Pastore. Però Pastore è dietro con la scia. A È rientrato anche Poro Hurt. prima purtroppo continua a crashare il Sì, gioco. aveva detto che avrebbe avuto dei problemi, mentre Sargent e Albertini hanno una battaglia continua per la settima posizione. E Sargent prende la settima posizione per ora, però è con l'ala rotta perché ha avuto un Attenzione, contatto. attenzione, che sta piovendo molto di più in questo momento. Sarà un dettaglio che ho notato solo io, ma Grassi stava perdendo la posizione. È un definitivo problema di grip.
sì, adesso piove davvero tanto. Attenzione perché qua sono ruota a ruota Grassi con no, scusatemi, Catania con Valenti, che preferisce lasciare il piede, quindi lasciar passare Valenti. Attenzione, non si vede nulla. I piloti con acquazione davanti altre totale. Macchine, non si vede assolutamente nulla. Acquazione totale, sta scendendo l'universo, ragazzi. Chi ha le intermedie comincia a fare una fatica veramente. David Cazzaniga tenta il sorpasso su Alessandro Pastore, è dietro attaccato. Danni simulativi no, su completo. Simulativi sarebbe stato un macello, immagino. Già così è un macello. Esatto. C'è Albertini che si infila su David Cazzaniga. Ottimo, ottimo sorpasso. Ho visto il buco, si è infilato Albertini. Così ora va a caccia di Alessandro Pastore, dietro lo segue David Cazzaniga con attaccato dietro Ivan Fattori. E Thomas Huber attualmente in 13ª posizione. È Pastore fuori. È uscito di pista, credo, perché ha perso un sacco di posizioni. Sì, 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 è uscito di pista. È uscito di pista in curva 12. E anche Cazzaniga. E anche Cazzaniga. Vedete, c'è stato un contatto che non abbiamo potuto. Che non abbiamo visto. È male qui uscire con queste gomme perché le temperature possono veramente essere proibitive. Intanto ringraziamo tutti gli spettatori connessi, ragazzi, siamo 63 per ora, davvero grazie. Sta piovendo tantissimo e le prime 5 vetture sono fuori con le gomme intermedie. Quindi ancora al comando Gabriele Morocutti con gomma intermedia, siamo al 14° giro su 28, quindi siamo a metà gara. Dietro lo segue Samuele Spalletta, anche lui con gomma intermedia, un secondo e 8 di gap rispetto a Gabriele Morocutti. E dietro lo segue Nicola Grassi a 2 secondi e mezzo di gap, anche lui con gomma intermedia. Quindi le prime 4 posizioni sono tutte e 4 con gomma intermedia. Lo spezza così Catania con gomma wet e poi altre 3 posizioni con gomma intermedia. Diciamo sì, che... sì, c'è Valenti che fa una fatica bestiale a tenere la posizione, infatti ha già perso 2 posizioni in questo giro. Attaccate dalla Red Bull di Catania e dalla McLaren di Benassi. E vediamo che anche l'ala spaccata, Valenti. Sì, 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 sì. E le AS davanti sembra che siano al sicuro, ma in realtà stanno continuando a perdere terreno dalla Toro Rosso di Grassi e soprattutto dal Kia le gomme full wet. Dice Grassi metà che gara. Gli ha appena mangiato 3 decimi del secondo settore. Sì, 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 sì. Metà gara siamo e piove veramente tanto. C'è stato un sorpasso di Giuseppe Catania in curva 12 su Giuseppe Valenti. Ci sono tantissimi Giuseppe in questo campionato. Sì, meno 3 mi pare. Dietro Benassi, dietro a Roberto Lucia sul rettilineo. La scia qua ormai sul bagnato non fa niente. E fa molto meno che sull'asciutto. E Benassi prova tenta la super staccata e tocca. Piccolo contatto. Ovviamente senza Roberto conseguenze. Esatto. Dietro invece a Benassi lo segue quindi Giuseppe Valenti, che rientra adesso per montare gomma full wet e riparare anche l'ala, perché probabilmente ai box anche Morocutti, il leader precedente, e anche Ivan Fattore. Sì, 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 la pioggia è sempre più intensa. Vediamo proprio che la pit lane è fradicia, ragazzi, cioè è strabagnata. Ci puoi fare canoa, ci puoi fare. Monta le full wet i Fattori. Sì, 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 ormai sono tutti ai box prima o dopo. Bandiera gialla nel terzo settore, è uscita la Renault di 40. Gabriele Morocutti mi sa che ha avuto qualche problema, perché è attualmente in 8ª posizione. Mi sa no, che si è fatto girato. Il drive-thru, ha fatto il drive-thru. Ah, ok, aveva un drive-thru. Quindi si ritrova in prima posizione l'asse di Samuele Spalletta, che continua a perdere decimi rispetto alla seconda posizione occupata adesso da Giuseppe Catania, a 1 secondo e 2 di gap. E Giuseppe Catania è con gomma full wet, e quindi la full wet ora come ora è più efficiente. Infatti vediamo che Samuele Spalletta allarga molto, curva 11, Giuseppe Catania gli è dietro attaccato, e qui vedremo probabilmente l'attacco.
Qua prende molta velocità in uscita da curva 12 rispetto a Samuele Spalletta. Qua sta prendendo un po' il controllo. Sono ruota a ruota. Però vediamo come la Fulwet ha più grip e è più veloce rispetto all'intermedia. Infatti passa Giuseppe Catania. Se non sbaglio era anche il risparmio energia. E quindi davvero c'è una differenza abissale. Attenzione qua con l'intermedia che perde un po' l'uscita. Ha provato anche Benassi a infilarsi su Albertini, ma non c'è riuscito proprio perché la gomma intermedia non ha più grip. Ormai sta veramente, veramente diluviando ora. Possiamo vedere che... qua stava rischiando Benassi. Soltanto troppo sul cordolo. Emanuele, grazie. No, non si può entrare perché le iscrizioni sono chiuse e il campionato ha già preso il via. E poi tutte le scuderie sono occupate. Intanto qua vediamo che Roberto Lucia. Grazie, ha messo le wet. Ok, Albertini ruota a ruota con Lucia in uscita da curva 4. E però Albertini ne ha di più rispetto a Lucia. Ne ha di più proprio per la mescola. La mescola full wet. Lucia resiste però un po' Lucia resiste, sì. È riuscito a resistere anche se è veramente molto più lento rispetto alla Williams, anche se... E infatti qua la Williams passa. Sì, ha perso totalmente grip la Racing Point. Quindi chi c'è ancora fuori con le gomme intermedie? Quasi tutti? Sì, quasi tutti. Non sto capendo. Non sto veramente capendo nulla in questa gara. Tutti che cambiano mescola continuamente. Sì, ci sono delle strategie un po' bizzarre. Dato Benassi ruota a ruota con Sargent, Vito Ranieri. Vito che sta avendo un'ottima gara, Vito. Beh, Vito... è arrivato lungo qua, Lucia. Ha perso due posizioni. E Vito ne approfitta e passa entrambi. Si ritrova quindi in quarta posizione. Però qua vediamo come fanno fatica le intermedie in curva 12. E così... Albertini è terzo, Benassi. Benassi si affianca, ruota a ruota, ne ha di più, ne ha di più. Lo passa. Vediamo la staccata. Vito cerca di tenere l'esterno. E niente, Benassi lo passa all'interno. Ne ha di più. Però Vito è lì attaccato. Non ci sta su questo sorpasso. Lui rivuole la sua quarta posizione. Ottima gara per Vito fino ad ora. Attenzione perché c'è Rix e... Thomas Huber come esce veloce da curva 16. Rispetto a Roberto Lucia. E quindi Thomas Huber va per riprendersi la sua prima posizione. Con gomma full wet. Le intermedie sono decisamente troppo inferiori in questo momento. È vero che il tempo potrebbe cambiare a breve, però credo che valga fare una sosta ai box per mettere le full wet se già non la si è fatta. Quindi al comando, dopo oltre la metà della gara, abbiamo Catania a seguire Spalletta, Albertini e Benassi. C'è la... Ok, sì. Spalletta, chiedo scusa. Allora, Catania, Albertini, Spalletta, Benassi, Huber, Ranieri che sta facendo un'ottima gara in sesta posizione. Lucia che sta avendo dei problemi di grip. Morocutti, Grassi, Cazzanega, Granzella, Valenti, Fattori, Agostini, Ucci, Pastore, Esco Solido e Giuseppe 40, mentre Salerno si è ritirato. Vediamo qua ancora, Valenti e... prima che venisse a piovere. Ivan Fattori che sono molto vicini tra di loro. Attenzione che c'è Benassi e Poroert. Thomas c'è una battaglia continua lì davanti. Vai. Arrivano entrambi alla staccata e Benassi resiste all'incrocio. Benassi è riuscito a resistere all'incrocio. È una difesa contro, ragazzi. Nessuno ha intenzione di cambiare gli pneumatici. Tutti fuori, attenzione. Ci sono battaglie anche nel retro. Io ovviamente
ho l'inquadratura bloccata qua davanti. Ecco, ci sono battaglie anche nel retro, dicevo, tra Fattori e Valtens. Sono molto attaccati, molto attaccati. Attenzione, Fattori qua prende l'interno in curva 2. L'interno, tu Valenti, e lo passa. Ottimo sorpasso qui da parte di Van Fattori. Sono dovuto andare via un attimo e sono tornato e c'è una sorpresina, ovvero che sta piovendo di meno. Sì, sta piovendo un po' di meno, anche se la pista è molto molto bagnata, mentre c'è una battaglia dietro, cioè davanti, chiedo scusa, per la seconda posizione con Albertini e Spalletta, che stanno giro a giro sempre più vicini. Qui Spalletta prende l'interno, ruota ruota, 3-2, 40 i box, nel frattempo è già doppiato, credo. Quindi Spalletta prende la posizione su Albertini. Piove un po' di meno, sì, piove un po' di meno, però la pista è ancora veramente bagnata, fradicia, quindi ci sono delle pozzanghe vere e proprie nelle vie di fuga. Esatto. Quindi a condurre per ora al 19° giro abbiamo Giuseppe Catania. Mancano ancora 29 giri, primo ovviamente, primo pilota. E, come 29 giri? No, 9 19. Giri. Ma... No. Ah sì sì, 9 giri, scusami. Giuseppe Catania intanto è doppiato, infatti vediamo, sono le Spalletta che le prese con... Attenzione al Valzer, scusami se ti interrompo, Valzer dei pit stop con Albertini, Poro e Grassi ai box. Ritorna all'intermedia, si ritorna. Vogliono una mescola più veloce proprio perché abbiamo la pista si sta un po' più cioè si sta bagnando di meno, quindi piove di meno, e quindi ora si può passare a una mescola più inferiore e un po' più magari veloce rispetto a quella che era la full wet di prima. Intanto Catania leader ancora con una gomma full wet. Sì, l'unico che è rimasto con gomma full wet, lui e il suo compagno di squadra, quindi entrambe le Red Bull sono le uniche due auto fuori con gomma, con gomma da bagnato pesante. Tutte hanno cambiato mescola e si stanno veramente perdendo dei secondi preziosi ora, perché il meteo è cambiato di nuovo. Guardate come Catania cerca di stare sulla parte più bagnata del tracciato per evitare di surriscaldare le gomme. Come dicevamo prima, ovviamente chi ha gomma full wet si ritrova in queste condizioni, quindi con gomma, con la pista un po' meno bagnata di quello che le full wet dovrebbero sopportare, allora lì il pilota cerca di guidare più sulla parte bagnata della pista proprio per evitare di surriscaldare la gomma, che ricordiamo che le full wet raggiungono davvero temperature molto alte sull'asciutto. Qui c'è la Renault di Giuseppe 40 in mezzo tra Spalletta e Benassi, che deve essere doppiata. E intanto qua sul rettilineo di curva, in uscita da curva 13, vediamo Thomas Huber che si aggrappa sulla Ferrari di Alessandro Granzella e spacca l'ala. Qua ha sbagliato completamente la staccata, ha provato a staccare più profondo rispetto ad Alessandro Granzella, ma ha avuto il contatto e quindi si ritrova lì in nona posizione con l'ala spaccata dietro Ivan Fattore, che ha assistito a tutto e cerca di recuperare il più possibile per cercare di posizionarsi Catania sopra la decima posizione. Catania sta perdendo un sacco, Catania sta perdendo un sacco, e la Haas di Spalletta lo sta recuperando praticamente istantaneamente. Sì, vediamo che davvero sta mangiando decimi su decimi Spalletta. Pastore è già ai box, infatti Pastore cambia anche lui la mescola, e molto probabilmente in questo giro la Red Bull cambierà. Aspetta, quante soste ci sono state? Alcuni hanno fatto anche tre, credo. Tre soste per chi... No, quattro soste per Alessandro Pastore. Quattro per Pastore, sì. Sì, ruota sì, ruota tra Catania e Spalletta. Spalletta ovviamente sì, ma è troppo veloce, quindi lo passa sicuramente. Assolutamente, cioè con queste condizioni di pista, le intermedie sulle full wet adesso gli fanno il baffo, ecco. Mentre prima era il contrario. Adesso vedremo di sicuro Catania che rientra e quindi passa anche lui una mescola un po' più veloce, quella appunto l'intermedia. Qua attenzione che Spalletta perde un po' il posteriore, vita.
Quindi vediamo se adesso. E anche Agostini ha dei primi di grip. Catania resta ancora fuori. Resta ancora fuori. Non credo voglia finire la gara con queste gomme, eh. O magari aspetta un paio di giri a vedere se migliora ancora. Quindi considerare di mettere una mescola da asciutto, ma. Diciamo che la nuvola grossa era già passata, però effettivamente guardando il un pochettino il tempo, sta piovendo ancora forte. Sì, comunque piove, quindi mancano. È una di quelle situazioni intermedie dove non sai se mettere una gomma o l'altra. Esatto, mancano ancora 9 giri al termine. Scusatemi, 7 giri al termine. Oggi il cervello mio è caldo, quello dei piloti, ma non il mio. Quindi interessante comunque, il fatto che sia ancora fuori con le full wet. È l'unico. Infatti ha l'unico perso un'altra posizione. Benassi si infila. L'unico ancora fuori con le full wet. Vedremo cosa deciderà di fare. Peccato perché buttare via una gara così, cioè è davvero un peccato, perché stava facendo un'ottima gara Catania. Era partito in seconda posizione, quindi era qualificato anche molto bene per la Red Bull su questo circuito, con quel rettilineo enorme dove si perde davvero tanto, tanti decimi rispetto alle macchine più veloci. Sì, assolutamente. Stiamo vedendo gli ultimi giri della gara. Se la gara dovesse finire così, ragazzi, dobbiamo fare complimenti in anticipo all'Alfa Romeo di Sargent, che è guarda. Mentre c'è un contatto dietro tra David, no, chiedo scusa, tra Porro e Fattori. Attenzione, si sono toccati all'uscita dalla curva. Adesso sono già ripartiti, ovviamente. Sì, e quindi qua vediamo Ivan Fattori che cerca di recuperare su Thomas Huber. Thomas Huber ora si ritrova nella nuova posizione quando era partito primo. Quindi se dovesse rimanere così, peccato, perché ha buttato via una qualifica d'oro. Peccato sì, perché ti spiego anche perché, volendo. Perché lui ha fatto il pit stop non in regime di safety car, quindi ha perso un sacco di tempo. E più che altro era rientrato assieme alla safety car, e la safety car nella pit lane era davvero lenta, andava sulle 40 orarie, quindi lui si è trovato costretto a seguire la safety car a 40 km/h rispetto a quando entri nella pit lane, che sei sulle 100 e poi scali per arrivare al limite, più o meno verso, certo, gli ultimi metri. Quindi lui si è trovato a perdere davvero tanti decimi in entrata nella pit lane. E purtroppo questo l'ha penalizzato, infatti adesso si ritrova in nona posizione anziché nelle sue prime posizioni. Intanto vediamo Sargent, che purtroppo anche lui ha il bug del limitatore, su Giuseppe Catania, che davvero Catania sta perdendo tantissimo, troppo. Dovrebbe Mentre rientrare. Benassi, devo annunciarvi ragazzi che Benassi sta recuperando sulla Haas davanti a lui. Intanto entrambi hanno le stesse gomme. Giuseppe Catania qua, stava per fare un testa coda, però la tiene. E quindi si infila anche Roberto Lucia. Non capisco questo insistere con le full wet. Non lo capisco. Anche perché ha smesso definitivamente di piovere. Anche se, infatti, sì, non vedo più pioggia io. E allora vuoi vedere che Giuseppe Catania ha azzeccato? Vuoi vedere? Non ha azzeccato. Vuoi vedere che magari adesso lui mettendo le soft, o comunque se valuta che la pista può essere usata per una mescola da asciutto, magari non può recuperare. Non però credo. No, la pista è non molto credo, bagnata. Però se mettessi adesso le soft sarebbe una disgrazia. Attenzione, rientrano i piloti. Vediamo cosa fanno. Secondo me non è una buona idea. Vediamo cosa succede. Finale di gara elettrizzante, ragazzi. La Haas di Spalletta è ancora in testa e i piloti dietro di lui credo vogliano montare le gomme d'asciutto, eh. Attenzione, attenzione, perché i piloti tirano fuori le gomme d'asciutto. Tirano fuori le soft. Chi rientra sta montando le soft. Chi rientra monta le soft. Finale, colpo di scena. Non vorrei dire nulla. Non vorrei dire nulla, ma il grip è veramente basso, eh. Sì, è molto rischioso mettere le soft, anche perché la pista è davvero molto bagnata ancora. Non. Infatti vediamo non qua ancora. Come Vito. Esatto, sì. Parla, perde scusa. Tanto. Perde tanto il controllo della macchina. Però David potrebbe. Potrebbe essere una mossa azzardata, perché comunque la pista pian piano si sta asciugando. E quindi sì, però. Cioè.
Vedremo, vedremo. Ci sono ancora comunque 5-6 giri, quindi vedremo, vedremo. Tanto praticamente quasi tutti stanno rientrando a montare gomma soft. Tranne per Tomo Super, che rimonta gomma intermedia. Intanto David si è schiantato definitivamente, sì. Dove? No, no, si è proprio ritirato volontario, credo. Ok, ok. DRS abilitato. Pista asciutta, allora. Un bel segno, credo, quindi... avere il DRS abilitato. Non quindi... Spalletta è a rischio lì, è dove. Attenzione, si è girato Fattori. Si è girato Fattori prima della curva 13. Vediamo che ormai le intermedie non tengono più. Quindi sì, hanno fatto bene a rientrare con gomma soft e montare gomma soft. Benassi e Spalletta entrambi i box. Vediamo Albertini e Granzella cosa intendono fare. Mancano 4 giri ormai. Stare fuori con le gomme da bagnato rientra Albertini. Esatto. Granzella è ancora fuori invece. Ancora fuori. O la vuole tentare. Fa tutto per tutto. Ma la con vuole gomma tentare intermedia. Di sicuro, ma secondo me non ci riuscirà mai. È molto rischioso. Rischione di Granzella. Benassi ha montato le soft. Sì, possiamo vedere che la pista. Infatti, guardate come perde il controllo. La pista è davvero asciutta adesso. Cioè, è asciutta. Perché vediamo che non tira su neanche l'acqua dalle ruote. Attenzione qui, ruota a ruota. Benassi e Sargent e Spalletta. Tanto Sargent riprende la quarta posizione. Spalletta in terza. Sono molto attaccati tra di loro. Sì, ragazzi, non c'è grip in pista, però le gomme intermedie sono troppo vengono troppo scaldate, quindi il grip va a perdersi. Tutti sono fuori con gomme soft, tutti, ad eccezione di Pastore che ha le medie e di Granzella in prima posizione che sta già venendo asfaltato da Benassi. Sì, diciamo che adesso non c'è una vera e propria mescola che riesca a tenere. Tutte sono a sfavore. Intanto vediamo che Benassi passa ruota a ruota Alessandro Granzella, e infatti Granzella si ritrova costretto praticamente a rientrare perché le intermedie non possono ancora girare così, ma neanche le soft hanno un grip totalmente perfetto e quindi non c'è una vera e propria mescola, come dicevo prima, che sia adatta a questa condizione, perché la pista sì, non è bagnata del tutto, è un po' ancora umida e quindi le intermedie si scaldano troppo, mentre le soft non hanno l'ottimo grip che dovrebbero avere, quindi... i piloti si ritrovano a lottare anche con la propria macchina. E intanto Sargent in quarta posizione, dietro Samuele Spalletta. Fa un'ottima staccata Sargent, recupera un po' di decimi su Samuele Spalletta. Ha dietro attaccato invece Giuseppe Catania in quinta posizione. Dietro Gabriele Morocutti, che ottima gara ha fatto Morocutti. Se la conclude così, Morocutti è il rookie di questa gara. È partito 17esimo, ora si ritrova in sesta posizione. Attenzione. Sì, tra chi ha guadagnato più posizioni... No, Sargent si gira in curva 2. In curva 2 passa in sesta posizione, ne approfitta Gabriele Morocutti che parte, passa in quinta posizione. Intanto Alessandro Granzella sta ancora fuori. Sta ancora fuori con gomma intermedia. Cosa sta succedendo? No, questo è un rischione. Questo è un rischione davvero, perché qui la soft sta sempre prendendo più piede. Dicevo... i piloti migliori in questa gara sicuramente sono Benassi, che ha guadagnato 8 posizioni, così come Spalletta, che ne ha guadagnate 10. Morocutti, come dicevi tu prima, 13 posizioni guadagnate. Il Granzella è quasi un pericolo. E infatti Morocutti passa anche Granzella. Ma Granzella, niente, la lascia passare tutti. Ha capito che comunque l'intermedia non ne ha più, cioè è costretto a rientrare. Ottima gara anche Albertini, che scusa. E invece peccato per David e Dennis, che sono finiti in fondo. E intanto vediamo qua Albertini dietro attaccato a Vittorio Ranieri. Attenzione, perché prende l'esterno, ruota a ruota, ha il DRS su Vito non lo ha invece, quindi apre il DRS, ancora più supporto di velocità. Piragli di dietro. Sole, ragazzi. Sì, ormai la pista è asciutta. Ormai la pista è asciutta. Veloce di Benassi. Puxia per Benassi, quindi Albertini. Tutto in questa gara. Passa quindi Sargent, passa in quinta posizione. Le As, secondo Spalletta, quarto Gabriele Morocutti, che sta prendendo un po' più di vantaggio rispetto a Catania. Granzella si è deciso. Granzella è rientrato. Sì. Ma Granzella ha buttato via la gara. Magari riuscirà a fare il giro veloce, chissà. Tenterà quello, tenterà di portare a casa
appunto del giro veloce, ma facendo così, secondo me ha davvero buttato via una gara. Non fa neanche il giro veloce, credo, perché ha montato le medie. Va bene. Ok. E intanto Stefano Pescosolido, anche lui si sta migliorando rispetto alle sue vecchie gare. Ha guadagnato 3 posizioni dalla partenza. Quindi ottimo. Sì, purtroppo non credo possa sperare granché alla zona punti, perché c'è un distacco molto ampio. Sì, e mancano 2 giri intanto al termine. Però considerando che era tipo penultimo prima, sta riuscendo a recuperare in maniera molto valida, credo. Nicola Grassi, quindi, invece è partito 10° e resta ancora 10°, però sta prendendo più vantaggio rispetto a Giuseppe Valenti, e speriamo che magari riesca a concludere un sorpasso e quindi passare in una posizione. Comunque ora lì com'è in zona punti, non si dovrebbe neanche preoccupare per la macchina dietro, perché ha un gap di 11 secondi, no scusate, 16 secondi, e quindi è praticamente impossibile recuperare la 10ª posizione. C'è una mini battaglia là davanti tra Catania e Spalletta. Catania qua allarga un po' l'uscita, però Spalletta non vuole che si prenda quella seconda posizione, non lo vuole. Detto Benassi è ufficialmente primo, 7 secondi di distacco, 7-7. Che ottima gara per lui. Sta recuperando anche Huber dietro, che prende le scie varie dalle Racing Point e dall'Alfa Romeo di Ranieri, che non credo resisterà a lungo, anche se manca solo 2 giri. Purtroppo Huber, ripetiamo, ha avuto un inconveniente in pit lane e quindi si è trovato a buttare via la sua gara. È partito primo. Attenzione, contatto tra Grassi e Valenti. Valenti non gli ha lasciato granché spazio. E qui Thomas Huber si infila su Roberto Lucia, che quindi passa in 7ª posizione, Lucia in 8ª, ed è dietro attaccato all'Alfa Romeo di Vito Ranieri in sesta posizione. Sì, stanno cominciando a passare. Attenzione dietro Lucia, che ha provato un inserimento un po' cattivo e ha avuto la peggio tra lui e la Mercedes di fronte. Penultimo giro intanto da parte del leader della gara. Sì. Benassi quindi al comando, poi Spalletta con 7 secondi di distacco, quindi Benassi molto attenzione tranquillo. Perché Catania si avvicina molto a Spalletta, si avvicina molto, e qua c'è il sorpasso di Albertini su Gabriele Morocutti sulla zona di RS. Esatto, e anche di Huber su Ranieri. Col DRS ovviamente tutto è più semplice. Belli tempi quando il DRS non c'era. Ancora Spalletta. Spalletta, sì. Qua Gabriele Morocutti intanto ha il DRS su Albertini. E Spalletta si riprende la posizione sulla Red Bull. Attenzione però, che sono ancora ruota a ruota. Che battaglia. Che battaglia per la seconda posizione. Intanto Benassi. Quindi ultimo giro ufficiale della sessione a parte del leader. Spalletta continua a difendersi. Vuole una battaglia dietro anche tra Valtens e Grassi. Valtens si gira. No, Valtens si gira. Contatto, e quindi Fattori ne approfitta. Valtens è fuori dalla zona punti. Peccato, perché stava facendo un'ottima gara. Intanto Spalletta è attaccato dietro con Giuseppe Cattania. Qua Giuseppe Cattania potrebbe averla meglio sulla zona DRS. Ultime curve nel frattempo per Benassi. Ultimo rettilineo per Benassi, quindi ottima anche la sua gara, ricordiamolo, è partito. Quanto è partito? Ha preso 8 posizioni, quindi è partito, esatto, 8°. Attenzione, perché qua Giuseppe Catania al DRS su Spalletta, Samuele Spalletta. Vediamo che si avvicina sempre di più. Prende l'esterno, Samuele Spalletta chiude l'interno. Samuele Spalletta però tira la staccatona e passa. E quindi Benassi vince il Gran Premio della Cina, seconda vittoria per la sua stagione, seconda vittoria di fila. Ha vinto il Bahrain, ha vinto la Cina. Quindi ufficialmente Benassi vince il Gran Premio della Cina, secondo Samuele Spalletta, terzo, Giuseppe Cattania, quarto Albertini, attenzione che quarto Albertini, quinto la AS di Gabriele Morocutti, entrambe le AS, ottima gara da parte delle AS. Gabriele, ricordiamo che era partito 17°, ha guadagnato ben 12 posizioni per piazzarsi in 5ª posizione, mentre Samuele Spalletta era partito 11° e si è ritrovato secondo. Poi segue ottima gara delle AS, ricordiamolo. Assolutamente.
Thomas Huber in sesta posizione, che purtroppo si è ritrovato a buttare una gara, partendo in prima posizione si ritrova in sesta. Ottima gara anche da parte di Vittorio Raniero, che porta a casa i suoi primi punti. Settima posizione, era arrivato settimo mi pare anche in Bahrain. Ottavo invece Roberto Lucia, che rimane lì da come era partito. Nono Ivan Fattori, adesso si è tolta la griglia, quindi andiamo a vedere pian piano. Sì, le Alfa non hanno punti, quindi sono i primi punti per l'Alfa, quelli di Ranieri. Primi punti per Ranieri, perfetto. E quindi andiamo a vedere la griglia di arrivo. E quindi Benassi vince il Gran Premio della Cina. Ottima gara da parte di tutti questa, più o meno. Quindi Benassi primo, Spalletta, Giuseppe Cattagna, Albertini, Morocutti, Huber, Sargent, quindi Vittorio Ranieri, che porta a casa i primi punti. Roberto Lucia, Ivan Fattori, nono. Decimo Nicola Grassi, undicesimo Valtens, quindi Giuseppe Valenti, Federico Agostini, dodicesimo Alessandro Granzella, tredicesimo, quattordicesimo Stefano Pescosolido, quindicesimo Andrea Pucci, sedicesimo Alessandro Pastore, diciassettesimo Giuseppe Quaranta, Davide e Dennis, entrambi ritirati. Quindi, bellissima gara, si è visto di tutto, davvero di tutto. Vi ringrazio tutti quanti spettatori, 50, ho raggiunto pure il picco di 70 spettatori oggi, davvero grazie a tutti. Ricordiamo che sotto in descrizione trovate tutti i nostri social, quindi vi invito a seguirci. Noi vi diamo appuntamento ufficialmente a mercoledì alle ore 20:30 per quanto riguarda il Gran Premio di Baku. Quindi mi raccomando, mercoledì, ore 20:30 Baku, e quindi sarà anche lì molto divertente. Prima pista molto molto chiusa e ristretta per i piloti. E stasera vi do appuntamento invece forse su Rainbow Six alle ore 21 e poi a seguire altre live. Quindi, qui da Simone Gallo e da Giovanni Rizzi è tutto, e vi ringraziamo davvero tanto di averci seguito. Speriamo vi siate divertiti anche voi, e quindi vi auguriamo buon fine settimana e buona serata a tutti. Ciao! Ciao ciao!